175 milioni di investimento complessivo per la nuova darsena. Oggi il sindaco Pisapia insieme all'amministratore delegato Expo Sala hanno spiegato il nuovo progetto. È un impegno, un sogno, una speranza che si sta finalmente trasformando in realtà. Entro l'estate ci sarà la gara per l'assegnazione dei lavori. Entro dicembre partiranno finalmente i lavori ed entro il 2014 restituiremo ai milanesi, a chi vive e lavora a Milano, a chi studia a Milano, ma soprattutto ai tanti turisti che verranno a Milano prima e dopo l'Expo, un gioiello che purtroppo in questi ultimi anni è stato o dimenticato o deturpato. Di fatto dovete pensare a qualcosa per cui l'acqua viene recuperata a nord dal canale Villoresi, viene portata giù tra canali che in parte sono esistenti, in parte sono canali nuovi. Sapete che poi parti delle canalizzazioni una volta erano state anche sotterrate, chiuse, quindi in parte vengono anche riaperti canali già esistenti, l'acqua viene usata, fitodepurata, rilasciata, poi con canali, ripeto, usando alcuni esistenti ma aggiungendo 20 km di nuova canalizzazione si arriva giù, per così dire, senza soluzioni di continuità fino alla darsena. Noi siamo contenti che ci sia un piano di riqualificazione della darsena che comprenda tutto il bacino d'acqua, perché riteniamo che debba ritornare quello che era una volta, cioè un bacino d'acqua. Abbiamo qualche perplessità per quello che riguarda questo progetto, perché riteniamo che ci siano dei punti di domanda che non hanno risposta, soprattutto la presenza dei ritrovati archeologici, di cui non sappiamo quale sarà la destinazione e la fine, ci rende molto perplessi. Ci auguriamo che ci siano delle rielaborazioni future e che tengano presenti questi problemi e che la riqualificazione poi possa essere veramente una riqualificazione del monumento dal punto di vista ambientale, dal punto di vista storico e che vengano accolte tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto in questi anni.